farmacia di Soria di Pesaro, lunedì 31 gennaio, primo giorno di un nuovo servizio che si apre in questa farmacia comunale, dedicata in maniera particolare agli studenti. Prezzi calmierati, è un servizio che entra per dare una mano in più alla congestione di appuntamenti su queste farmacie che vivono da tante settimane questa situazione. Sì, abbiamo fatto questa scelta nel momento in cui il tampone antigenico è utile per l'uscita dalle quarantene scolastiche, di dedicare un hub specifico proprio agli studenti, e quindi andiamo dai 3 all'ultimo anno delle superiori. Dietro prenotazione l'abbiamo voluto dedicare perché negli ultimi 15 giorni l'odissea delle famiglie per trovare un posto dove poter fare un tampone per poter rimandare i figli a scuola dopo i 5 giorni di quarantena era tantissima, insomma ricevevamo centinaia di telefonate al giorno, e abbiamo proprio fatto così, creato questo hub che è dedicato esclusivamente a loro su prenotazione e che riesce a sgravare anche il lavoro di tamponatura dalle altre farmacie e soprattutto sgrava le famiglie, come dicevo, dei tempi che sono lunghissimi, soprattutto chi ha i figli piccoli e piccolissimi, dove sono anche 2 o 3 per famiglia, il rischio di quarantena prolungata per l'uno o per l'altro diventa tanto, invece in questo modo abbiamo accorciato di tanti tempi. Questo, chiariamo, è un potenziamento, non esclude il servizio nelle altre farmacie che restano aperte ad ogni fascia d'età, ma qui ci si concentra con un rafforzamento di questo servizio. Sì, è così, come dicevo prima, proprio per cercare di sgravare un pochino il lavoro che si fa dalle altre, l'abbiamo dedicato agli studenti ed è una cosa in più, abbiamo visto già dal primo giorno, sono in 2 ore e mezzo, 3, sono più di 50 gli studenti che sono di ogni ordine e grado che sono venuti qui, molti di questi accompagnati dai genitori o dai nonni, e crediamo di aver dato un servizio sociale estremamente importante. Considerate che noi già abbiamo deciso di abbassare ulteriormente i prezzi a 12 euro per il tampone legato agli studenti, con l'intervento della delibera del commissario Figliuolo e del governo. Per gli studenti che escono dalla quarantena e che hanno ricetta medica del pediatra o del medico di medicina generale, il lavoro è gratuito perché se ne accolla e se ne fa carico lo Stato.